Cooperazione nelle comunità, gli interventi nell'incontro del 14 aprile 2018. Passo immediatamente la parola a Giuseppe La Rocca, che oltre ad essere mio carissimo amico, è anche un allenatore di sviluppo locale che nel territorio argentino, con la sua associazione Scirocco, sta animando un percorso finalizzato all'istituzione della fondazione di comunità. A lui ho chiesto di presentarci la sua esperienza. Ringrazio per l'invito, è stato un intervento così bello, è abbastanza difficile, però insomma ci proveremo. Mi sono piaciute molto due parole dell'intervento che ha fatto prima il sindaco Catania e invece di quello che ha fatto Giovanni, che secondo me racchiude un po' le motivazioni che hanno spinto ad intraprendere questo percorso. La prima parola è resilienza, da questa immagine di, diciamo, di fare necessità virtù. Quindi iniziare percorsi e attività proprio da una presa di consapevolezza rispetto delle problematiche legate al territorio. E il secondo invece è quello di avviare processi. E questa è un'idea che un po' ci ha sempre accompagnato in questo percorso costitutivo della Fondazione di Comunità, cioè pensare ad un'istituzione, la Fondazione di Comunità, che possa appunto avviare processi e non occupare spazi, un po' citazione di Papa Francesco, però dà l'idea importante di come si debba poi approcciare lo sviluppo comunitario, cioè quello di non andare a occupare spazi come spesso siamo abituati, cioè questa è una cosa mia, l'ho costruita e quindi me ne occupo solo io, ma il mettersi insieme per diciamo, generare processi virtuosi sul territorio, anche perché, ed è un po' la nostra presa di consapevolezza, stiamo affondando, cioè se qua non ci diamo una mossa, la resistenza finirà che dobbiamo far affondare la barca. E quindi è il nostro compito fare presto e fare bene. La nostra esperienza, faccio un po' il quadro della Genesi, nasce in seno alla diocesi di Il vescovo, un paio di anni fa, 2 anni fa, molto preoccupato rispetto a due problemi del nostro territorio, che sono chiaramente la disoccupazione giovanile, ma sono problemi che ci accomunano. La disoccupazione giovanile e la forte disgregazione sociale. Come argentini siamo molto bravi a non voler lavorare insieme con altri, ma costruire il nostro bello orticino, coltivare quell'orto alzando delle cancellate. Nessuno possa entrare. E quindi preoccupato da questi problemi, insieme ha chiesto sostanzialmente aiuto a delle persone esperte di sviluppo comunitario, di processi cooperativi, persone insomma, che venivano da Milano, che avevano avviato delle esperienze molto interessanti in tal senso, e ha chiesto appunto di aiutateci a capire come possiamo sul nostro territorio fare qualcosa di utile, di interessante per provare ad agire su questi due problemi. E quindi da lì si partì con un percorso, però non sapevamo che questo poteva portare all'idea di una fondazione di comunità, ma quello che ci siamo detti è mettiamo insieme un gruppo di ragazzi del territorio, chi già magari sta facendo qualcosa di interessante a livello di impresa, non solo cooperativa, ma a 360 gradi, chi ha delle idee, chi sta provando con delle associazioni ad animare il territorio. E quindi li abbiamo messi insieme circa 20 ragazzi nel territorio, c'era anche un ragazzo di Lampedusa, e insieme a loro abbiamo iniziato a ragionare sulla visione. Prima di capire cosa fare concretamente, ragionare da noi come ci immaginiamo questo territorio fra 20 anni, quali sono secondo noi i punti di forza, quali sono i punti di debolezza sui quali intervenire. E quindi partendo da questo abbiamo fatto insieme a loro un percorso di formazione, tenendo però lo sguardo sempre, diciamo, non solo all'interno del nostro territorio, ma cercando di ampliarlo a contesti esterni al nostro territorio, quindi creare delle alleanze esterne al territorio, proprio esterne alla Sicilia. E quindi insieme a loro siamo anche andati a Milano, a Torino, a Cremona, per conoscere le esperienze in ambito cooperativistico, ma non solo, penso al Castello di Paternello, per ritornare al Castello di Mussomeli, un castello sperduto nel Bergamasco, dove ci sono zanzare di 5 centimetri,
che oggi in castello abbandonato, oggi è stato messo a reddito e hanno assunto anche due persone. Quindi delle imprese che ci sembrano impossibili, in realtà se si mettono insieme le esperienze del territorio, le persone del territorio che ci credono col coraggio, ma anche con una responsabilità, diciamo, anche reale, cioè mi piaceva quello che diceva Giovanni, cioè di mettere insieme il coraggio dei giovani, la disponibilità della classe dirigente, perché se lasciamo i giovani da soli questi vanno a sbattere, se invece sono la classe dirigente da sola, questa magari ha le risorse, ma non ho l'energia e il coraggio per poter iniziare esperienze di questo tipo. E quindi da questo poi ci siamo interrogati, bene, la finiamo qua, c'è questo percorso bello di formazione, di creazione di alleanze extraterritoriali, per provare invece nel passetto successivo. E quindi è nata l'idea di provare a iniziare questo percorso di costituzione di una fondazione di comunità, che è una cosa molto molto difficile. Già diciamo, è molto difficile per una fondazione di comunità al nord, pensare di farla ad Agrigento è assolutamente una cosa folle. Però ci siamo detti, il coraggio di provarci in questo senso era forte ed è forte. E quindi da lì inizia un percorso. Un percorso che è stato un po' diverso rispetto alle altre fondazioni di comunità che sono presenti anche in Sicilia e nel resto dell'Italia. Perché solitamente non funziona. È anche un po' la differenza con le cooperative di comunità. Cioè, le cooperative di comunità spesso sono dedicate a qualcosa di concreto, cioè un paese, un castello. L'abbiamo visto nelle motivazioni che ci raccontava Giovanni. Spesso sono legate a delle cose tangibili e concrete nell'immediato, il bar. Mentre la fondazione di comunità nasce, diciamo, con un respiro più ampio, nel senso che vuole lavorare per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio a 360 gradi. Magari per i primi 10 anni i bisogni saranno legati alla disoccupazione giovanile come adesso, fra 20 anni invece sarà un problema ambientale, quindi la fondazione di comunità riesce a ripensarsi su altri obiettivi. E quindi la particolarità nostra sta nel fatto che diciamo, è partito un percorso dal basso, cioè non potevamo come istituzione che fosse la diocesi, che fosse il comune o altre istituzioni già esistenti avviassero questo processo in maniera, diciamo, verticistica, ma l'idea era quella di mettere insieme professionisti, giovani, classe dirigente, associazioni, cooperative, cioè chi il territorio lo vive realmente e quotidianamente si confronta con il territorio, metterli insieme e quindi costruire un gruppo che poi sì, potesse mettere insieme le diocesi, i comuni e le altre realtà importanti per costruire una fondazione di comunità. Perché la fondazione di comunità, altra differenza con le cooperative di comunità, nasce mettendo insieme esperienze diverse e quindi non solo i rappresentanti del terzo settore, quindi con cooperative, consorzi di cooperative, associazioni, ma anche imprese chiaramente abituali molto sul profit, istituzioni pubbliche, quindi in rappresentanza dell'intero territorio comunitario che poi si vuole andare a rappresentare con la fondazione di comunità, che si basa su due aspetti. Il primo chiaramente è quello patrimoniale, cioè la fondazione, lo dice, si basa su un fondo patrimoniale, e il movimento delle fondazioni di comunità di natura anglosassone nasceva proprio sui patrimoni, perché l'idea degli anni 80 era quella di mettere insieme un patrimonio abbastanza consistente e gli interessi che si ricavano su questo patrimonio iniziano per attivare processi a livello locale. Chiaramente questo oggi non è più possibile, quindi le fondazioni di comunità si stanno anche ripensando rispetto ad una motivazione per l'attività territoriale diversa rispetto a quello che è il modello classico. E quindi siamo partiti da questo, c'è un gruppo di giovani del territorio che in questi mesi è riuscito ad aggregare attorno all'idea altre istituzioni, penso a istituzioni cooperativistiche, il Consorzio Africa, il Consorzio Solidale di Trapani, penso a Confcooperative, ma anche altre realtà, mantenendo un meccanismo che noi abbiamo chiamato a fisarmonica, nel senso che comunque il nostro territorio ormai deve anche scontrarsi con una povertà economica che è molto forte. Per dare un dato, noi abbiamo fatto una ricerca sulle imprese presenti sul territorio di Agrigento e Trapani che hanno un fatturato sopra i 5 milioni di euro.
siamo all'incirca 120 imprese, che per un territorio così vasto è veramente pochissimo. Abbiamo a Bergamo, forse in una sola città, ci sono 120 imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro. Quindi dovendosi contrastare con una povertà reale del nostro territorio, l'idea è stata subito quella di aprirsi a istituzioni filantropiche presenti in altre realtà territoriali. Quindi abbiamo guardato chiaramente alle piazze di Milano e Roma, che sono insomma le realtà territoriali dove hanno sede le fondazioni filantropiche più importanti in Italia. E quindi in questo percorso abbiamo pian piano agganciato una fondazione milanese che si chiama Fondazione Vismara, che ha già fatto un'operazione simile su Napoli con la Fondazione di Comunità San Gennaro, che invito ad andare a guardare, perché è un'esperienza molto, molto interessante, dove un gruppo di ragazzi ha ripreso le catacombe di Napoli e ha attivato tutto un percorso turistico straordinario, spinto anche dalla cooperativa, dalla Fondazione di Comunità. E quindi l'idea del modello che noi ci siamo costruiti è quello di mettere insieme quattro soggetti diversi, quattro tipologie di soggetti. Soggetti territoriali che sono rappresentanti di esperienze concrete, e quindi le cooperative, le associazioni, che rappresentano anche, diciamo, dei contesti comunitari che hanno esperienze molto interessanti sul territorio. La seconda tipologia di soggetti è quello di soggetti sul territorio che hanno anche la disponibilità economica per intervenire, perché come ci dicevamo prima è importante costituire un fondo patrimoniale, perché questo dà garanzia di solidità e di rappresentanza della fondazione di comunità, anche per poi presentarsi ai tavoli delle istituzioni filantropiche per provare ad attivare processi territoriali. La terza tipologia è quella di istituzioni che non intervengono direttamente all'interno della fondazione di comunità, ma che ci aiutano a attivare reti, a attivare competenze, quindi in questo senso ad esempio l'Università Cattolica di Milano, che ci sta dando una mano sia nel pensare il processo costitutivo della fondazione di comunità, anche a mettere insieme i vari documenti, i piani strategici, cioè capire dove andare essendo accompagnati da persone che hanno insomma delle competenze molto, molto importanti in tal senso. E quindi questo modello della fisarmonica che guardi anche agli emigrati. Se noi dobbiamo pensare anche al nostro territorio, considerando anche i numeri che dava giustamente Giovanni, dobbiamo pensare anche alle persone che se ne sono andate, ma che probabilmente mantengono ancora degli interessi sul territorio. Tempo fa una persona mi parlava di una metafora bellissima sul siciliano, cioè il siciliano è come il polpo, cioè c'è un colpi mare o colpi terra. Cioè il polpo che rimane sul territorio e si impegna per fare le cose da qua, ma anche il polpo che dall'esterno potrebbe anche se ne è andato per varie motivazioni, per il lavoro, per tante cose che possono accadere nella vita, ma che comunque mantiene un affetto per la propria terra. Quindi la Fondazione di Comunità deve anche stimolare questo affetto nei confronti delle persone che se ne sono andate, che magari hanno costruito imprese, hanno avviato processi virtuosi nelle loro destinazioni, che potrebbero poi portare al nostro territorio qualcosa. Quindi la Fondazione di Comunità non è solo economia, e quindi mettere insieme le risorse economiche per poi finanziare progetti sul territorio, ma diventa anche un attivatore di relazioni. Alcuni dei ragazzi che abbiamo portato al nord a fare delle visite in altre imprese simili, alle loro hanno anche attivato degli accordi commerciali con le realtà che hanno visitato. E quindi si capisce come poi la Fondazione di Comunità diventa un catalizzatore di esperienze, di relazione, di risorse economiche, che chiaramente servono anche quelle per fare le cose. Tutto questo è molto difficile. Molto difficile perché chiaramente ci scontriamo con una realtà molto complessa, una realtà che negli anni si è impoverita tanto. Ma come ci dicevamo, le imprese sono sempre faticose ed è anche bello che lo siano in un'idea epica da questo punto di vista. È il paradigma che ci ha un po' guidato, che ci guida, è quello generativo, che è quello fatto di quattro momenti. Prima è quello del sognare, c'è una prima fase in tutte le esperienze, sia che siano fondazioni di comunità che cooperative di comunità, in cui uno sogna come potrebbe essere il proprio territorio, la, pro-
propria esperienza di vita, perché poi l'abbiamo visto, le persone che intraprendono questi percorsi mettono tutta la loro vita all'interno di questa esperienza, non diventa un posto di lavoro, cioè quello che lavora nel bar non era un posto di lavoro, ma diventava un posto della sua vita in cui aveva investito praticamente tutto. E quindi c'è una dimensione del sogno, del desiderare, poi c'è la dimensione quella del mettere al mondo, cioè pian piano si riesce a generare qualcosa e si mette al mondo. Poi c'è la dimensione di prendersi cura, cioè dobbiamo prenderci cura di questa cosa che abbiamo generato. E poi c'è quella di lasciare andare, che è una dimensione forse la più difficile, ma quella più importante. Cioè, queste esperienze comunitarie nelle quali noi tutti ci impegniamo a generarle, a creare, non sono nostre, ma poi diciamo, trascendono l'esperienza delle singole persone che sono impegnate per farle nascere e diventano patrimonio della collettività. E il meccanismo generativo è un meccanismo chiaramente faticoso, perché è il meccanismo del parto. Cioè tutti noi, tutti voi, chi ha dei figli, è stato un meccanismo generativo, perché è stato sognato, è stato messo in moto, si è preso cura e poi sono stati lasciati andare. E come tutti i meccanismi generativi, come il parto, è assolutamente faticoso, ma diciamo fondamentale, essenziale portarlo. Grazie Giuseppe per questa esperienza. Io direi, prima di far chiudere al vicepresidente nazionale di Confcooperativa Gaetano, volevo invece aprire il dibattito, vedere se dalla sala questi stimoli che sono arrivati dai primi due interventi producono materiale su cui lavorare. Ci vuole come sempre qualcuno che non qua ti piace. Buongiorno a tutti, io sono la presidente della FIDAPA di Camarda, San Donato. Grazie per l'invito, questo è interessantissimo, veramente complimenti. Io sono un intellettuale, infatti poi passerò la parola alla mia segretaria esecutiva, che invece è più pratica. Però io volevo dire una cosa, proprio nell'ambito, oltre al problema del coraggio, il problema delle comunità, delle cooperative, e anche il problema dell'inserimento nella società, nel paese, ed è una base come problematica ostacolativa l'invidia. Parliamo chiaramente. Cioè, quello che diceva lei, tutto il paese collabora per, ma io resto a bocca aperta, perché invece le esperienze che ho io, e ci sono, c'è cioè, Caterina dell'Arca, quindi, è proprio il fatto che è stranissimo, come si fa ad attivare il paese per far collaborare tutti, a promuovere, cioè, è assurdo, lo sapete qual è il pensiero? Il pensiero è quello, io faccio una cosa buona, il paese dovremmo stare tutti bene, non c'è l'invidia, l'hai fatta tu, e allora succede che non solo non te la faccio fare a te, ma tu porti benessere pure a me, non importa, l'hai fatta tu, non l'ho fatta io, allora il benessere non ci deve essere per nessuno. Non so se voi avete questa... Poi sono anche una psicologa e le cooperative comunità sono fatti dai singoli, il problema è quello. Per esempio, io sono presidente di un'associazione, sono qua a nome di tutte le socie e penso che nelle comunità si troverà sempre quello. Non si capisce che io in questo momento rappresento tutte le socie, non è la mia esperienza personale, parlo in generale. Molti pensano che io mi voglia mettere in evidenza. Chiaro, quindi non faccio una cosa per il benessere del paese, ma lo faccio perché io voglio privilegiare. Allora, io chiedevo qua agli esperti, come si fa a tamponare questa problematica? Come si fa? Cioè, veramente, perché qui è un problema proprio psicologico, esatto, di personalità, di individualità, perché tutti noi vogliamo ovviamente avere un ruolo, è chiaro, però posso cercare di bypassare, no? Il singolo per valorizzare tutti i singoli, ma cioè creare una rete che valorizzi il territorio. Ecco, questa è la domanda. Raccogliamo le stanze. Sì.
Qualche altro intervento? Certo. Dopo le cittadine siamo sempre presenti in ogni luogo, in terra, c'è tutto, dovete sopportarci. No, in terra. Però io sono sempre dell'avviso che noi abbiamo sempre tre parti, anche quella spirituale, non si sa mai. La traslazione può essere che anche può far parte di noi esseri umani. E lei ha detto una cosa che non si dà anche del giorno, veramente questo, c'è un retaggio culturale che purtroppo noi facciamo appunto. E chi fa impresa qui o fa cooperativo, fa cooperazione, è coraggioso. Dai giovani a chi e a quelli più anziani che ci lasciano questo grande patrimonio, hanno coraggio da lei. Però non ha detto una cosa. Quando la professoressa Irene Catarella, che è una professoressa universitaria della Cattolica di Milano, ha deciso di scendere qui e prendere in mano questa proposta di essere presidente dell'associazione FIDAPA, arti, mestieri e professioni, un'associazione che è internazionale e nazionale, la prima cosa che ha fatto ha telefonato alla sottoscritta e ha detto: io mi prendo 2 anni sabbatici, tu che fai? Cosa devo fare? Una mia amica. Io mi prendo 1 anno sabbatico insieme a te. Perché? Dice, seguimi in questa storia, perché ho bisogno di una che ha la mente aperta verso la cooperazione e la rete. Io ho lavorato 15 anni in cooperative sociali, so cosa significa fare rete e so cosa significa territorio in Sicilia. Dunque, scusate la voce, ma ieri per una vostra cooperativa che ha aderito, abbiamo anche cantato per il volontariato, abbiamo avuto volontariato e cantato, e ne approfitto perché, visto che siamo in periodo di reti, il 5 per 1000 donate alle associazioni territoriali, il 5 per 1000 già è un primo segno che si può dare alle associazioni e alle cooperative che lavorano nel mondo sociale. Partiamo da questo, Presidente Mancini, è da alto, no? Iniziamo da questo. E a questo punto cosa abbiamo attivato? Essendo proprio, perché chi fa cooperazione, loro non l'hanno detto, ma la verità è questa, chi fa cooperazione ha proprio la patologia della cooperativa, è una patologia. Ovunque vai si attivano quei neuroni per fare cooperative sociali di lavoro, cooperative onlus, cooperative rete consorzio, per poter lanciare quello che è il territorio, offre poco il territorio. Dobbiamo provarci. Ed ecco perché giustamente noi all'interno della FIDAPA abbiamo attivato un meccanismo che io ho ereditato dalla cooperazione, che è quello di fare rete. Come lo posso fare con l'associazione, una rete? Attraverso i protocolli d'intesa. È il primo passo per poter fare la rete. Il protocollo d'intesa nello statuto della FIDAPA cos'era contemplato? Cultura, sport, sociale. Quindi abbiamo sfruttato quelli che sono gli elementi che erano presenti nello statuto per fare rete col protocollo sociale, col protocollo di intesa, coinvolgendo gli enti, coinvolgendo tutte le associazioni, facendo rete anche con le sezioni di territorio limitrofi. Questo è stato un esempio, l'abbiamo sperimentato con la sezione di Musumeci, che devo dire abbiamo trovato un'apertura. E a livello amministrativo, quindi ci deve essere anche colui che amministra, che ha un'apertura mentale così, diceva bene. E ci deve essere anche una predisposizione del substrato sociale aperto così per fare rete. Qui ci sono, già c'è un terreno, io ve lo posso assicurare, ben arato. Quindi chi sta lasciando il testimone, nonostante quel grafico, perché quel grafico che ha presentato qui il Signore, è da fare paura, è da fare paura quel grafico, perché significa che pian piano, se non si attivano i neuroni che ci permettono di
lanciare e fare rete, fare il territorio e tutto il resto significa che da qui a breve, se non c'è una catastrofe, non si rilancia più l'economia, diventa che chiusa. Significa questa economia chiusa? Diciamoci, un'economia chiusa. Il territorio non è vero che offre poco. Il territorio dei monti Sicani, della rete Sicani, offre tanto, offre tantissimo. È un problema, perdonatemi, di retaggio culturale. Queste esperienze si possono fare, ma dobbiamo partire dal basso per poterlo fare. Dal basso, non dal vertice, dal basso. Io devo ringraziare al direttore Diego che ci ha dato questa grande opportunità di poter intervenire e ci ha mostrato a 360 gradi la sua apertura. Verso le innovazioni, verso le novità, perché la novità fa paura, la novità fa solo paura, però basta un input e poi si può partire. Io vi ringrazio a nome della FIDAPA di essere qui, vi ringrazio Diego personalmente a nome di tutte le due sezioni e mi auguro che questo esperimento che noi stiamo facendo in rete con le associazioni presenti sul territorio, con la Provo, con le amministrazioni e con quelle tutte quelle realtà che vogliono unirsi a noi per poter condividere dei momenti culturali, storici, per rilanciare quello che è il nostro territorio, potrebbe essere un'occasione che magari non dobbiamo farci sfuggire. Grazie. Grazie mille. Altri interventi? Prego. La filata da qualcuno in basso. No, io sono assistente sociale. Sono Rebecca Desatti e faccio parte di un'associazione che è nata 15 anni fa, dal basso. Raccontando io brevemente la nostra storia per dare una testimonianza di come siamo quasi in via naturale, grado dei passaggi che poi quelli che ha raccontato lui. Facevo parte di un gruppo che si occupava di handicap e questi ragazzini venivano nella nostra kit con le famiglie per autorizzazioni alla riabilitazione. Così, parlando con la neuropsichiatra, mi diceva sempre: ma questi ragazzi appena crescono che faranno? Non posso fare sempre logopedia, fisioterapia, psicomotricità. Bisogna fare un'associazione per farci passare il tempo, per fare un po' di attività così ricreativa. Poi, diciamo, per fortuna, ho conosciuto un disabile in carrozzina, campione regionale di tennis tavolo. E mi ha aperto un mondo, il mondo dell'associazionismo. Allora ho messo insieme queste famiglie di questi ragazzi che via via crescevano e ho proposto loro di fare un'associazione sportiva. Siamo associati in 40, tra famiglie e volontari, e abbiamo cominciato a fare tennis in tavolo e nuoto con questi ragazzi. 15 anni fa in Onda Larga, ho scelto questo nome insieme ad altri amici, diciamo, perché pensavo l'arca come qualcosa non di, diciamo, ghettizzato, cioè non solamente disabile, ma anche un po' giovane, insomma, un po' tutti potevano entrare nell'arca, ecco. Giravamo un po', non avevamo un locale, quindi andavamo negli oratori, andavamo così in altri centri che ci ospitavano. Poi, fortunatamente, ci hanno ospitato un'altra associazione di giovani che avevano un locale, un ex convento, e ci hanno dato una stanza. E da lì è nata, e da lì è cresciuto un po' l'associazione. Ora abbiamo 15 ragazzi disabili, anche dei ragazzi vicini. E i locali dove eravamo ospiti, c'erano i frati, c'erano donati, abbiamo 1000 metri quadri di locale, purtroppo con varie architettoniche, però lì facciamo di tutto, facciamo sport, facciamo teatro, facciamo laboratori. A giugno scorso i volontari dell'ARPA si sono riuniti e hanno creato una cooperativa sociale di tipo editing che si chiama Santa Maria di Gesù, perché abbiamo voluto chiamarla come il luogo che ci ha fatto, che ci ha ospitato. Questa cooperativa è veramente piccolina, ci sono 4 ragazzi, diciamo, però questi ragazzi sono, diciamo, hanno tanto entusiasmo, io sono un po', non faccio parte della cooperativa, però sono un po' così, il
supporto anche psicologico. Ecco, volevo raccontare questa storia. Chiaramente questo interesse che diceva Giovanni c'è, diciamo, nel senso che bisogna scoprirle comunque queste ricchezze che abbiamo, anche di persone che vogliono fare qualcosa. Ieri sera eravamo insieme alla Fidapa, abbiamo fatto una festa con questi ragazzi, insomma, eravamo un centinaio di persone. Sono momenti che comunque fanno crescere, ecco. È molto interessante questo percorso che ha raccontato Giovanni, insomma, di paesini che comunque sono paesini piccoli, che comunque basta mettersi insieme. Ecco, questo comunque è lo spirito, penso. Grazie. Contributo di esperienze, di idee a quelli più giovani.
anche nel mio paese, che era Calumuto, soffre di spopolamento, più di quello di Mussomeli e di tanti altri paesi. Però è un comune che ha tante possibilità, si trova su un asse stradale Agrigento Caltanissetta, ora rinnovato, si trova a 10 minuti dalla Valle dei Templi, che è la porta del turismo della provincia di Agrigento. È un paese che ha dato i natali a Sciascia, un paese che ha due castelli, ha chiese, ha quadri del 600, cioè è un paese che ha vissuto anche momenti molto belli della sua storia. In questo momento è un paese molto abbagliato, molto statico, perché mi sono detto, insieme a altri tre amici, quindi siamo in quattro, dobbiamo risvegliare questa comunità. Io lo volevo fare attraverso la cooperazione, perché essendo un uomo della cooperazione da tanti anni, però ho studiato attentamente questo fenomeno e ho detto no, prima dobbiamo fare un altro percorso, proprio studiamo. Abbiamo creato un'associazione Racalmuto Quality, Racalmuto Qualità, perché vogliamo, l'altra sera ho avuto il piacere di avere in una riunione anche il sindaco di Mussomeli, che ha raccontato un po' la sua esperienza, diciamo, amministrativa, che sta facendo su Mussomeli, che è molto brillante, devo dire, e ho invitato tutte le partite IVA di Racalmuto, circa 170 partite IVA di Racalmuto, non sono tutte, però quelli che hanno i negozi, le officine, le attività, la cantina, l'orificio, tutte queste attività. E abbiamo fatto, stiamo facendo, concludendo un percorso bellissimo, devo dire, per animare questa associazione, che non farà altro che animare l'attività del paese. E in questo momento ci troviamo avere un'amministrazione molto afflosciata, per cui non crea le precondizioni per cui il paese può chiaramente rispondere rispetto a un'esigenza che ha. E allora ci siamo detti, lo facciamo come associazione. Ci stiamo riuscendo, però l'obiettivo qual è? Ho cominciato a parlare, l'obiettivo successivo qual è? La creazione di una start-up. Naturalmente ancora non ho lavorato sulla cooperativa di comunità, ma è quello l'obiettivo, perché l'associazione in sé per sé va bene per alcune attività, ma se dobbiamo fare poi altre tipologie di lavoro e di attività, e chiaramente devi costruire qualcosa di diverso. Allora come fai? Fai la SRL? Immagini una SBA? No, immagini qualcosa che coinvolga più attori possibili, che saranno gli stessi soci dell'associazione e altri cittadini. Cioè ho creato un percorso diverso rispetto a un obiettivo che ci siamo dati questi quattro amici, che con cui io ho riflettuto questo percorso proprio scientificamente, per cui fra qualche mese cominceremo a parlare di cooperativa di comunità. Quindi sono particolarmente lieto, io che lo conoscevo, Giovanni l'avevo già sentito in un'altra occasione, ma ho risentito veramente con un grande piacere il suo intervento straordinario, e che spero di poterlo avere, diciamo, in un prossimo recente futuro anche nella mia Racalmuto, per poter, come dire, esporre questa idea brillante della cooperativa di comunità, perché credo che noi abbiamo bisogno di questo passaggio culturale anche della presenza di Giovanni, perché spesso non si riesce a capire qual è la differenza tra una cooperativa normale come nasce e una cooperativa di comunità. Per cui io credo che il messaggio, diciamo, l'ambasciatore che è Giovanni di queste cooperative, credo che sia utile dove c'è la possibilità di far nascere qualcosa di concreto. Grazie. Perché
perché forse il sentimento di invidia è un sentimento che può essere anche evitato, circoscritto e comunque l'ultimo dei nostri problemi. Forse il principale dei nostri problemi è quello di attivarci subito, quindi la mia domanda è quando iniziamo a fare questa cooperativa di comunità? Ah, abbiamo iniziato, ok. Ok, benissimo. Di questo sono felice e sono anche, colgo l'occasione per cogliere la sollecitazione del Vice Sindaco Carabella riguardo la presenza dei giovani, che credo oggi sia stata, poteva essere anche una buona opportunità per loro. Io credo che i giovani non li possiamo interessare solo con dei convegni importantissimi come questo. Dobbiamo proprio attivarci per creare una programmazione di una serie di attività dove loro possono stare al centro, sia i giovani sia anche le persone invidiose, perché poi le persone invidiose le possiamo combattere semplicemente dandogli in mano lo strumento, no? Quindi provaci. Vi ringrazio. Rappresentante dell'associazione di Strauss, un'associazione del territorio molto presente, molto grande. Salve a tutti, anche qui hai tolto già la presentazione. Cambiamo le cose, sì, io sono tanto mi chiamo Mario, quindi il nome ufficiale è Mario. Comunque sì, rappresento Arci Strauss, come so noi ci conoscono un po' tutti, per coloro che invece sono di fuori. Siamo un'organizzazione che si occupa di volontariato e di cooperazione internazionale. Basta buttare giù questa parete, potreste trovarvi in un mondo dove parlate estone, dove parlate messicano, dove parlate turco, dove parlate francese. E la base è il volontariato, ed è il volontariato fatto di relazioni. E la nostra associazione è un'associazione che vive della relazione con tutti i soggetti privati, i maggiori soggetti privati che presenti sul territorio di Mussomeli e con tutti i soggetti pubblici pure, perché con tutte le scuole di tutte quelle di Mussomeli riusciamo ad avere una cooperazione attiva e anche efficace. Detto ciò, facciamo vedere quello che ha detto ieri, andando sul propositivo, la mia domanda poi che faccio a chi ha già esperienza di comunità, ottima esperienza presentata poco fa, e a chi potrebbe poi attivarsi anche si sta attivando per promuoverle, quali sono i prossimi step dopo questo convegno che immaginate per coinvolgere tutti quei soggetti che ci sono sul territorio, che sono attivi e che possono portare valore aggiunto e valore sociale all'esperienza di cooperazione per le comunità. Quindi come immaginate le prossime settimane, i prossimi mesi per tutti quei soggetti che oggi sono qui presenti. Grazie. Buongiorno, sono Gildo Arrata, sono il coordinatore del progetto di attuazione del CONSIA che il distretto sociosanitario di Mussomeli ha affidato al raggruppamento temporaneo di rete tra il Consiglio Sociosanitario e il Consiglio Sociosanitario di Sicilia. Secondo me, insieme all'amministrazione, possiamo mettere in campo questo strumento per continuare questa attività, perché l'obiettivo del progetto, delle due azioni del progetto sono assolutamente coerenti con il progetto di cooperazione di comunità, perché uno riguarda la creazione della rete. E a questo punto dico, abbiamo delle risorse professionali da mettere in campo, le abbiamo già messe in campo con la presentazione del 16 marzo, e adesso andremo a contattare uno per uno tutti i soggetti che a vario titolo sul territorio si occupano di inclusione attiva, perché il contrasto alla povertà non è solamente il contrasto alla povertà economica, ma il contrasto alla povertà imprenditoriale, alla povertà culturale, e quindi fare rete che è la base della cooperazione di comunità, ma anche delle fondazioni di comunità, è un obiettivo fondamentale del nostro progetto. E quindi ecco, quello che vi chiedo è: nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sentiremo a uno gli attori del sistema sociale ed economico di Mussomeli, quelli che non abbiamo potuto ascoltare nel corso dell'evento del 16 marzo.
L'altra azione riguarda quella inclusione lavorativa e la creazione di impresa, la creazione di cooperative tra i soggetti svantaggiati e il supporto da parte delle cooperative esistenti per fare da tutor a questi soggetti. Quindi, ecco, credo che sia l'amministrazione questo strumento che possiamo mettere in campo immediatamente per fare sinergia e continuare insieme i due progetti. Grazie. Come diceva bene il ciclo, quindi rispondo alla sollecitazione di Michele di Iose. Come diceva bene il ciclo, nei prossimi giorni daremo il via operativo agli interventi previsti nel progetto approvato al nostro comune, al nostro distretto, del Ponte. Con l'inclusione all'interno del progetto c'è proprio un'attività specifica finalizzata alla creazione di impresa e il mandato appunto agli enti che porteranno avanti il progetto è quello di arrivare alla costituzione di una cooperativa di comunità su quei temi che ho ripreso prima, cioè valorizzazione turistica, sviluppo di filiera del settore agroalimentare, servizi a supporto della riqualificazione del centro storico. Questo è il mandato che è stato fatto, nei prossimi giorni ci sarà l'avvio operativo dello sportello, quindi non appena attivato lo sportello avvieremo i primi focus in cui chiameremo anche i giovani, che sono d'accordo con Michele, i ragazzi vanno coinvolti dalla base, cioè dalla partenza, non presentare un prodotto finito, ma costruire assieme a loro il prodotto. Cedo la parola per non una conclusione, ma per diciamo, ecco, una sintesi, tirare le fila di questa mattinata a Gaetano Mancini, vicepresidente di Confcooperative. Confcooperative, e ringrazio. Sono io che ringrazio voi, ringrazio per primo Giuseppe e l'amministrazione di Musumeli e Giuseppe Catani, che tra l'altro io ti permetto di ricordare me stesso, è un dirigente di Confcooperative, è stato mio vicepresidente per 4 anni, quindi diciamo, siamo contenti quando la cooperazione c'è anche classe dirigente che si impegna su altre cose e che fa sempre bene. No? Voglio ringraziare anche i dirigenti locali di Confcooperative, i primi di Guadagnino, credo che abbia un ruolo importante in questa iniziativa, che sta lavorando in maniera con grande impegno insieme a Giuseppe appunto per dare vita a questa prima cooperativa di comunità geovantica che vede un impegno diretto di Confcooperative in questo campo, Confcooperative impegnata, abbiamo in questo momento, ahimè chiedevo a Diego se ci si arriva entro il 30 aprile, scade il 30 aprile, ma speriamo, come dicevamo ieri a Catania, che ci possa essere anche un prolungamento, cioè un bando di fondo sviluppo, il fondo naturistico di Confcooperative, perché Confcooperative crede molto nello strumento della cooperativa di comunità. E so che appunto che nei prossimi giorni, come diceva Giuseppe, ci saranno i passi formali per questa costituzione di questo primo nucleo qui al quale diamo vita. E poi voglio ringraziare Giovanni Tenenci, come avete sentito, Giovanni è straordinario, non è la prima volta che viene qui da noi, ci ha regalato questa settimana 2 giornate in Sicilia e siamo stati in casa a Catania, che è una cosa altrettanto bella, quindi veramente lo ringrazio di cuore perché credo che ci dia degli spunti importanti. Cosa ci lascia Giovanni col suo intervento? Io penso che ci sono delle parole chiave da sottolineare e la prima penso che è fiducia. Abbiamo parlato di erogamento di positivo, no? Cosa distingue il nostro territorio dal Trentino? Se puoi andare lì, ho fatto una passeggiata in Val di Non, Giovanni ha citato l'esperienza di Mela Merita. Qualche anno fa io misi in contatto, ho fatto venire allora Luca Granato, che era il direttore di Mela Merita, ora si occupa di altre cose, si occupa di Perdi, ma è quello che diede vita, non solo su Mela Merita, per farlo incontrare con i nostri produttori ortofrutticoli di tutti, no? E uno da un grande manager, quello grande manager, una società che a suo tempo fatturava più di 100 milioni di euro all'anno, si aspettava piani industriali, piani di efficientamento, mercati esteri. Beh, lui ci disse, il problema vostro è che il contadino
vede il contadino del terreno accanto come il primo nemico anziché il primo collaboratore. La lezione che ci diede la Granata fu questa, non fu di piani industriali. Allora, questo io credo che è il primo tema che noi dobbiamo avere davanti, e dirci come ho fatto la rappresentatività, perché come si fa a cambiare la domanda, come si fa a cambiare? Ma io penso che si cambia guardando i dati che ci ha fatto vedere Giovanni, perché si cambia con la paura, lui ha ragione, no? Non abbiamo abbastanza paura, si cambia con la paura. Noi dobbiamo avere consapevolezza di cosa abbiamo davanti, e in questo senso ci scattano le altre parole chiave, che sono partecipazione e responsabilità. Guardate, noi insieme a Dillo abbiamo dato vita a un piccolo contenitore che si chiama Sicilia 20 più, no? Che è una cosa che io amo dire che fa politica, ma non fa politica partitica, cioè non c'è nessuno lì che si vuole candidare, fa politica perché fa quello che la politica non fa, cioè occuparsi delle questioni, diciamo, dei problemi della gente, no? Io leggevo qualche tempo fa il dato dell'Istat che ci dice che fra 50 anni in Sicilia ci sarà 1 milione di abitanti in meno, con un tasso di anzianità che schizza verso l'alto. Sarà una situazione, se noi non ne prendiamo atto e non cambiamo il corso delle cose, sarà una situazione nella quale non ci sarà più l'equilibrio dal punto di vista sociale, economico, istituzionale, demografico, non ci sarà più l'equilibrio. Sarà un deserto, sarà una condizione nella quale non potremo vivere bene, non potremo più vivere bene, non potremo più vivere come siamo stati abituati a vivere. Allora, siccome noi abbiamo visto che in fondo la politica di queste cose non ne parla, perché non lo vedo all'ordine del giorno, noi abbiamo detto costruiamo un piccolo contenitore nel quale con i nostri mezzi proviamo a ragionare, no? Facendo iniziative anche come quella di stamattina, no? Non c'è il dopo Sicilia 20 più, ma ne abbiamo fatte altre simili a questa, no? Iniziative come questa mattina. Ragioniamo e facciamo ragionare l'azienda, la gente, perché siamo convinti che il primo elemento per lo sviluppo è la partecipazione. E insieme alla partecipazione c'è la responsabilità. Ieri con Giovanni dicevo, ma un problema nord e sud, non è un problema nord e sud, ci sono realtà del sud che possono veramente dare il segnale rispetto ad altre realtà che noi riteniamo sempre iperefficienti del nord. C'è da fare qui, ma io stamattina camminavo in queste strade pazzesche per qua, perché dico io veramente in mezzo a tanta bellezza non si capisce come ci possono essere queste strade, no? Ancora una volta la politica, ma come si è potuto permettere tutto questo? L'egoismo. Come si è potuto permettere tutto questo? Quante tradizioni ci sono qui? C'è da fare, c'è patrimonio, quante tradizioni ci sono, quanta storia, quanto sapere, quanto bello che si può valorizzare. Ma noi possiamo continuare a immaginare che ci aspettiamo una risposta da pochi illuminati, ma dov'è la politica? Dove sono i leader in tutto questo? Io non li vedo. Vi hanno mai detto quello che oggi ha detto Giovanni? Cioè, è mai venuto qui un leader politico a dirci le cose che oggi ci ha detto Giovanni? Ma gli conviene. Io credo di non averli mai sentito. La politica ci ha vinto soltanto e continua a farlo all'assistenzialismo, a pensare, e qua c'è una nostra responsabilità, nostra ovviamente non individuale ma collettiva, che poi deriva da quella individuale, perché pensiamo che il nostro voto possa valere, a volte ormai neanche quello, il buono di benzina, il buono pasto, la promessa dei 1500 euro ai disabili, chi sta distruggendo le tante cooperative sociali che con tanta fatica sono messe in mezzo, perché quello è il nuovo bacino dei voti, è il nuovo bacino assistenziale nel quale si danno, Giovanni, 18.000 euro all'anno a famiglie indipendentemente da ISEE e senza nessun piano individuale e senza rendicontazione. Siccome non siamo in tanto vicino, in Sicilia, no? È ovvio dove si arriverà. Allora la politica ci ha saputo dire questo. E io ha ragione, non lo vedo, chi poc'anzi diceva la questione delle scuole. Ma io vedo una responsabilità della classe dirigente. Questa mattina i dirigenti delle scuole dovevano scaraventare qua i ragazzi a fare questi ragionamenti. È gravissimo, ecco, è gravissimo il fatto che non ci siano, che non sia stata una presa di posizione da parte dell'istituzione scolastica rispetto a queste vicende. Allora, io credo che questo scelto, chiudo perché poi non la voglio fare a breve, voglio fare a prendere Giovanni e lo accompagnerò.
che è il primo elemento al quale noi dobbiamo guardare. Ieri Giovanni mi diceva, mi spiegava come nascono le cooperative di comunità che non se ne accorgono quando nascono, no? Cioè, loro non lo sanno che stanno facendo una cosa da fare, no? Nascono dal fatto che, come il bar ci ha fatto vedere lui, scompare l'ultimo presidio, va via l'ultimo presidio di quel territorio, oppure sei davanti a uno scenario senza soluzioni, ma non è la nostra condizione. Non siamo davanti a uno scenario senza soluzioni. Allora qui io credo, e sono nell'ultima questione di altre parole d'ordine, comunità, ma comunità c'è collegata, identità, perché in questo territorio io vedo tanta identità, ma deve riscattare anche l'orgoglio. Poi se c'è da colonizzare, colonizziamo. A me piace colonizzare, quindi se ci sono cose da dire, diciamo, c'è una tranquillità in maniera aperta. Deve scattare l'orgoglio, perché l'orgoglio è quell'elemento che fa nascere il cambiamento. Io lo dicevo ieri a Catania, e lo ripeto oggi, Giovanni mi risente, noi abbiamo dei proverbi, cala di giù, passa la china, munna state, munna è, che noi a volte ci crogioliamo nel prossimo, siamo resistenti, noi siamo resistenti a una condizione che è ineluttabile, no, questi proverbi danno il senso che noi pensiamo, siamo ormai abituati al fatto che non si può cambiare, ed è pazzesca questa cosa. Io poco tempo fa un nostro dirigente, Alessandro Lagrassa, tra l'altro anche amico di Diego, mi ha regalato un libro che è La riga di Rocca Mena di Lorenzo Barbera, se facile di Rodolci, molti lo conosceranno, che c'è un capitolo che racconta della cooperazione difficile. Io facevo questo, non entro nel merito, comunque spiega come degli agricoltori devono fare una cooperativa per comprarsi in mezzo, no? E facevano tutta una serie di rapporti falsi di cooperazione, perché doveva arrivare a quello scopo, non c'era la cooperazione, no? E quindi il termine della cooperazione è difficile. Beh, io mettevo tempo fa in relazione questo fatto con una festa alla quale ho partecipato, la festa Giovanni di Conserva Italia a Forlì, dei 40 anni di Conserva Italia, dove c'era una popolazione intera, no? Orgogliosa di quel risultato, che nasce così come Vera Melinda, nasce da una crisi, nasce dal fatto che le pesche nettarine romane in quel momento non si vendevano. Da quella difficoltà, da quella che è come la nostra, è nata un'azienda che fa oggi più di un miliardo di fatturata, lei in tutto il mondo, quella che fa l'Unione Italia, quella che fa la frutta, cirio, yoga, tutti i più importanti marchi del trasformato agroalimentare. Ed è una cooperativa. E allora qual è la differenza fra quel territorio e quello dove è nata la cooperazione difficile del Cresi e di Alessandro Lagrassa? Che quello è rimasto così com'è, mentre quel territorio si è sviluppato. E poco tempo fa mi diceva un dirigente di quell'azienda che stavano valutando di partecipare a un acquisto di una realtà imprenditoriale che loro non venivano a comprare, perché c'era voce che là ci sarebbero state delle infiltrazioni. Quindi quell'azienda collettiva è diventata presidio per quel territorio, mentre da noi altri, con quei proverbi, calati giù con la pasta da china, una strada con noi, col pensiero che non possiamo cambiare, abbiamo costruito quello che è l'anticamera della mafia, cioè che è esattamente il contrario di quello che è successo là. Allora io credo che su questo terreno noi abbiamo veramente da capire la reazione che ci ha fatto di Giovanni, che comincia da noi la missione. Se noi cominciamo a pensare che lui diventano le prime persone con le quali collaborare per pensare di costruire un futuro migliore per noi altri, forse riusciremo a invertire quei grafici che ci ha fatto vedere Giovanni. Grazie Giovanni per questo intervento appassionato e anche questo ricco di stimoli, sicuramente. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione. Come vi dicevo, questa è stata la prima tappa, non finisce qui, avremo operativamente molto da fare, ma avremo anche molto da fare. E questo è il gruppo della Proloco di Mussomeli che ha collaborato nell'organizzazione del convegno.